Dario Manfellotto, direttore di medicina interna, ospedale Fate Bene Fratelli, Isola Tiberina Roma, ma anche coordinatore scientifico della Fondazione Fate Bene Fratelli per la ricerca e formazione e presidente eletto FADOI 2020. Ecco, FADOI, con queste nuove sfide della ricerca a livello europeo, internazionale, ma soprattutto quali sono le necessità italiane e il vostro ruolo? L'Italia dovrà attenersi necessariamente al regolamento europeo che dovrebbe entrare in vigore forse l'anno prossimo, lo stiamo aspettando già da 4 anni che forse diventeranno 5. È un regolamento che va a definire in modo molto preciso quali sono le incombenze dei paesi dell'Unione Europea per organizzare i programmi di ricerca. La FADOI, la Società Scientifica degli Internisti Ospedalieri, da tempo è interessata ai programmi di ricerca e ad una organizzazione della ricerca che possa avvenire all'interno delle strutture ospedaliere nell'interesse dei pazienti, non soltanto per la sperimentazione di nuove terapie, ma anche per la sperimentazione di nuovi programmi organizzativi, di modelli decisionali, modelli organizzativi. Tutto questo in Italia è un po' latita per certi aspetti e non è espresso al meglio. L'Italia vive un paradosso particolare. Il paradosso è quello di investire meno degli altri paesi. L'Italia investe meno di altri paesi dell'Unione Europea, riceve meno fondi dall'Unione Europea, però riesce ad avere nonostante tutto una grande produttività scientifica. Cioè i ricercatori italiani sono molto bravi, dovrebbero essere aiutati all'interno di un programma coordinato. Ci vorrebbe nella nuova legislatura, col nuovo governo, un ministro che si occupi solo di ricerca scientifica, come era stato anni fa, e che questa ricerca possa riportare nel paese l'attenzione a un piano di ricerca e a un'organizzazione della ricerca degni di questo nome. Ecco, per quanto riguarda i medici internisti, come cambia il ruolo soprattutto nella multidisciplinarità e quanto è fondamentale che ci sia un'attenzione anche all'evoluzione formativa e di aggiornamento a cui FADOI è interessata? I medici internisti sono quelli che noi definiamo i direttori d'orchestra. All'interno di un ospedale il medico internista è uno specialista che si occupa dei pazienti ricoverati complessi, pazienti più difficili, che hanno bisogno dell'integrazione, dell'approccio di tantissimi specialisti. Il medico internista di questo si occupa e riesce ad unire anche una grossa attività di formazione con attività di ricerca. La FADOI proprio su questo dedica dei programmi precisi che si stanno sviluppando nel corso di molti anni per arrivare a definire un professionista sempre migliore, sempre più al passo con i tempi, sempre più preparato e che sappia fare quella ricerca che dicevo prima, cioè quella ricerca che possa essere applicata all'interno delle strutture ospedaliere per migliorare anche la qualità dell'assistenza.